Radio Radicale, siamo con Sabrina Iaderola e Francesco Paolo Sisto per parlare di questo progetto, diciamo, parlare di questo, di Onorevole Natale, che è un brano, un CD che è stato prodotto per scopi benefici e che ha visto come protagonisti tanti parlamentari di tendenze politiche opposte. Allora, Sabrina, com'è nato questo progetto che ha visto tra gli animatori principali Francesco Paolo Sisto? Ma l'idea iniziale è nata proprio parlando con l'onorevole Sisto, sapevo che lui era un Mi chiamano appassionato di onorevole musica. perché c'è onorevole Natale, solo per questo mi chiamo onorevole, diciamo, per fare pubblicità all'iniziativa. No, allora sapevo che lui era un appassionato di musica e soprattutto un bravo pianista, fa già abitualmente iniziative benefiche suonando anche sul suo territorio. E io ho proposto di organizzare insieme un'iniziativa che partisse dalla politica nazionale, quindi che avesse, come dire, politici che potevano utilizzare anche la propria immagine, la propria popolarità per fini benefici e di solidarietà. Da qui è passato, c'è stato un tantam, un passaparola tra diversi parlamentari, poi abbiamo invitato anche le diverse segreterie a diffondere il messaggio ai loro deputati e da lì si è costituito un gruppo, quindi una sorta di come dire, Selezione selezione naturale, diciamo, naturale per per. chi aveva voglia di mettersi in gioco per il bene degli altri. Allora, lei, onorevole Sisto, ha una formazione, diciamo, da pianista, diciamo jazzista, e in questa circostanza come si è trovato, insomma, e come ha abbracciato questo progetto? Ma diciamo che il progetto che ha abbracciato me sostanzialmente, parlando con Sabrina, quest'idea di stimolare i parlamentari che avessero voglia di fare musica a farla anche alla Camera, parte un po' da lontano con Maestro Michele Nitti, tentativo di organizzare un concerto all'interno della Camera, poi ovviamente per ragioni burocratiche ce l'hanno impedito, e allora ha preso piede questo mini progetto ma con maggiori capacità espansive perché non si ferma all'aula della Camera. E ho scritto questa canzone, questo testo che ha tre fili conduttori: il primo è l'amicizia, il secondo è l'amore, il terzo è il cuore che cerca delle sinergie, una parola che forse non è molto romantica, ma cerca il modo di accomunare le persone, un cuore che cerca vecchi sogni di occasione, che è lo stare insieme e volersi bene. Una cosa molto semplice, ma che in politica ha un profondo significato. Restituisce un comune denominatore anche a ideologie diverse e comunque ci ricorda quello che siamo e quello che vogliamo essere. Sentite, allora sappiamo com'è fatto il nostro paese. Ogni volta che si cerca di fare qualcosa di buono c'è un tentativo di demolirla. Noi abbiamo visto qualche settimana fa Amedeo Minghi era venuto al Senato, aveva cantato una canzone e l'avevano preso di mira tutti. Allora, voi aspettate anche qualche critica, anche se l'iniziativa non si presta a nessun genere di critica? No, io penso che critiche, diciamo, non ce ne possano essere perché mai come in questa circostanza non solo c'è un'unione di intenti che ha fatto mettere da parte ogni ideologia politica anche. Quando si tratta di spendere se stessi per una causa comune, non c'è ideologia politica che tenga. Quando c'è una musica che parla un linguaggio così universale e trasversale, non c'è ideologia politica che tenga. Da questo punto di vista aggiungo una cosa in più. Loro sono deputati che stanno qui molte ore, trascorrono, stanno sui loro territori, vengono a Roma, si dividono tra aula, commissioni. Vederli suonare e venire la sera alle 10, alle 9, stanchi, distrutti, ancora in giacca e cravatta, per me è impegno questo. Che critica si vuol fare di fronte all'impegno? Ma io dico soltanto che questo è un paese strano in cui ci si preoccupa di che cosa c'è di eventualmente negativo in una cosa che invece è molto positiva. Quindi pensiamo al bene, pensiamo all'effetto che fa. Fare della beneficenza per la Lega del Filo d'Oro è una cosa assolutamente positiva, è una cosa giusta. Se fatta da parlamentari che dimenticano le appartenenze per incontrarsi su questo terreno, è una cosa ultra positiva. Noi diciamo che siamo riusciti, e questo devo dare il merito a Sabrina, ad abbattere le barriere che dividono partiti e parlamentari diversi. Adesso ci vogliamo più bene e questo è già un grande risultato. Bene, io vi ringrazio, Come diceva grazie. quella canzone, noi ci vogliamo bene, Chiama chiama mai mai non non morirà. morirà, certo. Ok. Allora, chiama mai non morirà. Allora, grazie a Francesco Paolo Grazie a Sisto voi. e Sabrina Iaderola.